Mi sa che ci siamo, eh? Vediamo se ci siamo. Sì, direi che ci siamo. Eccoci qua. Ciao amici, come state? Buon lunedì a tutti. Sono un po' spettinata? No, neanche tanto, guarda. Bene, allora, come va? Buon lunedì, ci siete? Mandate il like se ci siete perché io non vi vedo. Vediamo se ci sono commenti. Allora, 9 spettatori. Mi raccomando, reagite, datemi un like, fatemi capire che siete qua con me. Allora, adesso faccio così, così non devo girare il collo dall'altra parte, perché dovete sapere, sono sempre più tecnologica, eh? Allora, ecco Roby Bertusi ha mandato un like. Angelo, certo, ciao Spisni, ciao Angelo. Bene, ma Alessandro, ci sei benissimo, Lorena, Antonella, ci siete tutti, 23 like, benissimo, buonasera a Rosanna, Marica, Antonella, ma come sono contenta di vederti, ci siete tutti, noi anche ci siamo, noi tutti qui a Bologna, qui stasera ci sono io, però facciamo così una piccola rappresentanza di Bologna. Vogliateci bene, mi raccomando. Allora, guardate che abbiamo pubblicato anche noi tutti i dati per poterci aiutare. Chi in qualche modo ha avuto qualcosa da Bologna, per favore, ora adesso è il momento di rendere. Va bene. Alessandro ha cenato in anticipo, devo dirti anch'io cosa hai mangiato tu, perché noi abbiamo mangiato, io ho mangiato ricotta, l'insalata col pomodori e insalata. Mio marito, te cosa hai mangiato pure? Peperoni. Abbiamo mangiato presto perché avevamo la diretta e allora siamo qua. Mio marito si è anche andato a fare tutta la doccia perché devo andare in televisione, ci devo stare anch'io. È una sagoma. Va bene. Ciao da Pesaro, ciao Flavia. 159 spettatori mi dice. Ah, allora tu li vedi? Dove li vedi tu? Io i like non li vedo passare da qua perché li vedo dal telefonino e qua non li vedo. Raccolta straordinaria risorsa per le persone colpite. Qua c'è l'IBAN, guardate, e poi metteremo anche lo suite per tutti i ragazzi, tutte le ragazze, amici nostri che in qualche modo portano Bologna nel mondo e ai quali magari Bologna ha dato qualcosa anche a loro, eh? Bene, volevo rincuorarvi, siamo tutti bene. La situazione a Bologna città è migliorata, la provincia sapete com'è messa, abbiamo bisogno di tantissimi soldi perché più riusciamo a fare da soli, meno graviamo sulla regione Emilia-Romagna, che è da pensare alla Romagna che hanno dei guai seri, seri, anche se so che sono forti e ce la faremo anche stavolta. Bene, allora, cosa abbiamo fatto? Cosa ho fatto? Sono andata a fare il gelato, lo sapete che sono andata a fare il gelato? Avete visto? C'era un breve anticipino, eh? Sono stata in una gelateria artigianale famosa da noi qui a Bologna, famosa anche per me. Ciao da Cagliari in Sardegna, mi sembra che anche da voi sia arrivato il maltempo, eh? Da Tivoli, Roma, ho visto prima il TG che anche a Roma ha buttato giù dell'acqua in abbondanza, però vabbè. Buonasera, noi insalatona mista con tonno, formaggio uova, da noi si chiama? Ah, non so come si chiama, però l'ho mangiata, l'abbiamo fatta tante volte anche noi, eh? Vero papi? Ti ricordi? Ci sei? Cosa stai facendo? Quindi E cosa ti gratti le orecchie? In televisione ti gratti le orecchie? Sei in televisione allora? Credeva di andare in televisione, proprio matto mio marito. Va bene. Allora, dicevo, sono andata in una gelateria artigianale per fare il gelato alla crema, che per me è ancora la cosa migliore che ci sia. Anzi, tu come lo mangi? Che te non lo mangi mai la crema, lo prendi al caffè, vero? Certo, allora rispondi, no? Allora, dalla Svizzera, ciao a tutti da Taranto, Genova. Ci siamo tutti qui, che bellezza, meno male. Allora, mio marito dice lui il caffè, io preferisco la crema. Anzi, facciamo un sondaggino, vediamo, poi voi che siete capaci di leggere, magari mi date anche i numeri perché io non li vedo. Allora, facciamo che il cuore è la crema, perché per me, allora, un cuore per la crema. E un like se preferite il caffè o anche il cioccolato, perché tanta gente che prende il cioccolato, no? Ulisse, per esempio, i bimbi mangiano il cioccolato.
Allora, facciamo così, il cuore per la crema, un like per qualcos'altro. Buonasera, ciao Alessandra, 290 telespettatori. Benissimo, ciao, ciao da Agnani, Flavia, Lia da Milano, Nocciola ci dice Manuela, quindi tu sei un like, abbiamo detto, eh? Da Macerata, un abbraccio da Roma, va bene, voi fate così, crema, allora un cuore questo. Paola un cuore vuol dire che è crema. Io dove si vedono? C'è qualcuno che li riesce a contare? Se no domani faremo contare, chiederò al Bert se li conta, poi così giovedì ve lo dico chi è andato meglio. Anche se sappiate che il gelato non è il tema di questa settimana. Questa settimana abbiamo un altro tema che sarà l'olio. Zuppa inglese! Cara amica, lì sfondi una porta aperta, eh? Allora, questa settimana sarà invece l'olio, perché anche di oli ce ne sono tanti, ma giovedì, durante la diretta del giovedì, approfondiremo il tema. Però, siccome sono andata a fare il gelato, ero contenta di raccontarvelo, di dirvelo e ve l'ho voluto dire. Un caro saluto da Potenza, io spero che stiate tutti bene, che il tempo abbia retto da tutti. Da noi, insomma, c'è stato un bel sole, delle belle giornate, anche se ho visto prima che le previsioni non danno. Variegato alla marena, io l'ho preso non in questa gelateria qua, l'ho preso in un'altra gelateria a Marotta, ed era buonissimo. Antonella dice ciao a voi. Tu cosa fai? Che mi sembri un gufo, non fai, non partecipi, non dici. Ciao Silvana! Ciao Silvana! Silvana, ci sentiamo tutti i giorni, sempre per dirci come stiamo bene, così. Comunque. Volevo dirvi che a Ravenna Mulino Spadone ha detto che fra una quindicina di giorni loro sono pronti a ripartire, anche se hanno avuto dei grandi danni, perché si vedeva dalle vedute aeree, si vedeva solamente la cima del mulino che è altissimo. Però hanno detto, ho sentito stamattina, perché dovete sapere che io oggi ho chiamato tutti gli amici che ho sparsi in Romagna per accertarmi paese per paese. Pistacchio, anche a me piace il pistacchio, cavolo, come faccio la crema? Stracciatella, per me la crema è sempre il migliore, però anche tutti questi gusti qua sono ben buoni. Grazie Corinne. Allora, dicevo che a Ravenna, c'è vicino a Ravenna, a parte gli eroici, gli agricoltori che hanno fatto allagare i campi per salvare Ravenna con tutti i suoi chilometri e chilometri di musei, di mosaici. Però insomma, Spadoni ha detto una quindicina di giorni che potrà ricominciare a partire. E facciamo, perché tu sapete che è stato il primo mulino a lavorare dichiaratamente con il grano emiliano-romagnolo, insomma è importante per noi, quindi compratelo, ecco, anche se non è pubblicità. Ciao Alessandra dal Belgio, ciao Sandra Regina, benissimo. Acervia, la Salina. Ha tirato giù tutto, ha esondato, crema, anche la Lucia dice crema. Oggi Santa Rita d'Acacia, hai comprato le rose? Me lo sono perso, tesoro. Pensa che mia mamma non faceva passare un anno senza andare in Massarenti a prendere da Santa Rita le rose. Sei Angela, e lei, sai, lo sai la cosa della Santa Rita, cosa faceva? Nei momenti disperati, disperati, le diceva, si staccava un petalo e diceva, non so, borbottava delle cose. Io non sono molto brava in queste cose, tanto so che con o senza le rose non sono abbandonata. Ecco, va bene. Cervia, abbiamo detto che sono là con un bruttissimo lavoro. Faenza, sono là con i mobili per strada e vabbè. Va bene, allora Ravenna l'ho detto, ah ecco la consulta degli Emiliano Romagnoli all'estero, crema tutta la vita, dice, ah, sei dolce Alessandra, va bene. Allora, chi ha detto crema tutta la vita, che questa pensa come me, viene cattolica, ci verrò adesso, aspetta, finché ci sono le scuole, ciao nonna, ciao bimbi, ci sono i bimbi, Salvatore, sono i bimbi, ha detto ciao nonna, non saluti neanche i bimbi, sei proprio, guarda. Un incivile. Va bene, Alessandra, ciao con una bella rosa, come quella di Santa Rita. Buonasera da Isabella. Allora, cosa volevo dire, bimbi? Voi avete già letto il libro con la mamma, no? L'andate a leggere adesso? Allora, cosa facciamo? Vi leggo il mio, no? Aspettiamo ancora un attimo ancora. Alessandra, buonasera, dice. Allora, dicevo che c'è la consulta dell'Emiliano Romagnoli nel mondo, ma adesso li tireremo in causa quando abbiamo il codice giusto da dare, cioccolato amaro e nocciola, e che cavolo, ci sono tutti buoni questi qua, ma voi dove andate? Ah, saluti da Bologna, da un Leofortese. Beh, c'è un altro Leofortese a Bologna, non sei solo te.
Allora, dicevo. Come si chiama? No, mi è scappato. Se, vieni qua invece che stare lì, vieni qua e leggi, va bene? Anziché stare lì e non essere utile a nessuno. Che fastidio che quest'uomo, guarda. Allora, tutti, dice Lia. Ah beh, ah beh. Ciao, a Napoli ieri ha fatto un gelato alla fragola. Mia cognata, sto pensando proprio alla Lia, che lei ieri ha compiuto gli anni. Lucia, bello, benissimo. Buonasera, di Florida, Stati Uniti, dagli Stati Uniti. Certo, la Florida so bene dov'è. Grazie Rose di seguirci. Insomma, anche per noi siete tutti speciali, voi che portate un po' di Bologna nel mondo, va bene? Grazie Monica, anche tu sei stupenda. Ciao Salvatore Bono, anche lui dalla Florida. Bene, ma quanti siete lì, che bellezza! Hai ragione, dice se è una cosa l'ho persa. Ciao da Bagheria a tutti i romagnoli. Grazie tanto a tutti. Chi ha fatto il dolce, adesso me lo sono perso. Ah, che bello Antonella, anche io sono molto contenta di vederti, ma adesso io sapete perché a me rimane un messaggio fisso che è quello nostro e allora non riesco a vedervi perché passano in fretta, siete molti, moltissimi e vabbè, allora io faccio come posso, man mano. Un saluto dal Belgio, ma voi sapete che io dopo vi rispondo ancora per un po' a tutte le dirette. Crema, sempre dolce come sei tu, vabbè, non sono sempre dolce io. Io sono sempre dolce. Sì. Senti come dice, non è mica vero. Via Mendola vedi i tuoi nipoti con la mamma. E certo, abitano lì e poi vanno a fare judo, perché tutti e due fanno judo, eh. Un saluto da Paola, ciao Paola. E allora tu in Via Mendola li vedi per questo, perché tutti e due vanno e tamburano come... Va bene. Ciao Giuseppe, ti ho visto passare. Sofia da Bulgaria, buona... serata anche a te da Sofia, Daniela da Sofia di Bulgaria. Allora, dicevamo, allora del gelato che ho detto, va bene. Ciao Salvatore, dice Giuseppe, se vieni a Napoli ti faccio granita di caffè con panna. Oh, cioè, questa è una cosa interessante, l'hai mangiata tu? Sì, buona. Caffè, granita di caffè con panna, ah beh, interessante. Vale la pena di muoversi, da Genova. Grazie cari, da Genova. Allora adesso devo leggere quello che mi ha detto Ruggero, perché... Ah, ecco, Robby mi sta dicendo che è stato lui a mettere questo messaggio qui, così io non riesco... grazie Corinne, grazie molte anche Valeria. Per questo... cosa volevo dire? Porca la paletta. Ah, eccolo qua. Crema o frutta? Ah vabbè, dice Ruggero che lui preferisce la frutta. Voi volete la frutta? Di frutta non ha parlato nessuno. Allora Lia, vieni a scuola a imparare a chiudere i tortellini. Noi siamo qua apposta, tutti i giorni li facciamo, tutti i giorni facciamo vedere. Se no vai sul sito o vai www. Lo sapete, il mio sito, sezione ricette, lì ci sono tutti i video per vedere anche come si fanno i tortellini, i tortelloni e tutto il resto. Allora, abbiamo detto queste cose qua. Sapete che l'argomento di questa settimana, ciao cara Mirella, sarà l'olio. L'olio inteso con tutti i tipi di olio, va bene? Quindi poi ne ragioneremo. Sapete che l'olio non è... Noi fino agli anni 50 l'abbiamo usato solo per l'illuminazione. Olivi non ne abbiamo, provano sempre tutti gli anni la piadina. Chi ha detto piadina? Un saluto Concordia di Modena, buona serata, crema fritta che voglia, che buonissimi gelati, ma la piadina non la batte nessuno, è vero, mangiamo tante piadine ragazzi, mi raccomando, perché per esempio anche a Cervia, vedi, i cervesi, come dire, gli abitanti hanno avuto danno, ma si sono subito dati da fare, ve lo voglio dire che il litorale, i lidi sono tutti aperti, avranno quelle due o tre file di ombrelloni in meno, ma è tutto aperto, i barettini, voi potete andare a fare il calice, cercate se possibile di non disdire, non disdettare, perché c'è bisogno di lavorare, loro sono di lì che aspettano. Aspetto i quattrini. Finalmente ha capito lui cosa ho detto, va bene. Enzo, grazie, tirare la sfoglia, vieni da noi, va bene, un abbraccio dal Brasile, anche a voi, un abbraccio grande, grande e caloroso, dal Canada, anche a te, grande, grande, per tutti, ecco. Allora dicevo, va bene ragazzi, mi raccomando, tutti operosi, tutti diamoci nell'unghia e andiamo e facciamo...
compriamo le pesche nettarine, compriamo la roba che sarà un po' toccata, ma è buona, compriamo la roba dell'Emilia Romagna. E va bene, là c'è il tigre che urla, lo senti, c'è il gatto che vuole entrare, vai a aprirgli, allora mi dici sì e non apri, vai a aprire, insomma. Che disfatta. Va bene, appena posso, la Claudia viene a imparare a fare la sfoglia. Io sono molto contenta e ti aspetto. Allora, intanto facciamo questa cosa qua. Siccome dopo i miei bimbi devono andare a letto, perché domani devono andare a scuola, loro si alzano alle 6 la mattina per essere a scuola. Allora, siamo arrivati all'articolo, adesso come sempre leggiamo, va bene, dalla dichiarazione dei diritti delle femmine. Perché abbiamo fatto i maschi la settimana scorsa, per equità un maschio e una femmina, eh? Grande, grande, va bene. Allora, articolo 3 dice, sia i maschi che le femmine, vedi, hanno diritto di essere geniali in matematica e non molto bravi in italiano. Ah, è certo, perché chi ha detto che i maschi sono matematici, anche se è vero, generalmente il maschio più matematico e la femmina come fa... Ecco i miei bimbi, pronti, ha detto, ciao bimbi. Allora, sapete cosa vi ha detto Nonora, è giusto che voi vi preparate come vi pare, se siete più bravi in matematica, in italiano, più chi se ne frega, va bene? Ecco, fate come vi pare, mi raccomando bimbi, non fatevi inculcare troppo da tutti, voi ascoltate tutti e fate come vi dice Nonona. Come vi pare, scegliete con la vostra testa, se vi piace la matematica seguitela di più, se vi piace l'italiano seguitelo di più, tanto si deve imparare tutto, poi nella vita c'è tempo, va bene? Ciao Giuseppe, ciao nonni, dicono i miei bimbi e anche la Stefi. Ciao, ciao. Una cosa strana, adesso non c'è più né frutta né verdura italiana, adesso non è vero, io vado dai contadini e credo che in tutte le città ci siano i contadini, i mercati della Coldiretti, chi è Marianna? Ciao. Tutto bene da voi qui a Cesena, una catastrofe, era quello che sto dicendo tesoro, una catastrofe, però noi siamo bravi, ci diamo una mano con tutti, vedrà che anche tanti amici ci daranno una mano e ce la faremo, eh? Ce la faremo sicuramente. Comunque dicevo, andate dai contadini, in questo momento i contadini purtroppo in zona in Romagna avranno perso tante cose, però si danno da fare, torneremo a più grandi, più forti di prima, come abbiamo sempre detto, e dai contadini si trova la roba italiana, ma anche al supermercato leggi l'etichetta, c'è scritto. Allora, tu lo sai che c'è l'etichetta? Sì. E come le hai comprate le pesche? Allora, prese spagnole, perché... Ecco, hai visto, è arrivata a casa non con le pesche italiane. Certo. Ho dato una mano degli spagnoli, devono morire gli spagnoli. No, però si scusa. Comprano le pesche italiane. Ma se non ci sono, prendo gli spagnoli. È una pesca, per fortuna la spesa la faccio sempre io. Che poi lui comprato le pesche, ma sono ancora lì. Perché no, no. Si è mangiato le fragole di Nicola Cesari, no, no, sì. No, no. Ecco, va bene, comunque è inutile che tanto con lui non si può discutere. Della frutta non arriva solo dall'Africa e dalla Spagna, ce n'è anche tanta, certo, c'è quella di stagione che è la nostra. Poi, anche te, ascoltami, ascolta tutti e fai come ti pare, va bene? Ci sono Nonona, Ciso, Fiorella, c'è, cioè, io lavoro in un supermercato, dice la Rachele, e quindi tu lo sai che il supermercato non ha solo roba estera, ha anche della roba italiana. Ecco, certamente bisogna sapere che se vuoi mangiare le fragole a dicembre, probabilmente quelle... Oddio, potrebbero arrivare anche dalla Sicilia. Thailandia, ci sono. Perché in Sicilia non le fate tutto, là c'è il sole. Noi siamo di miracoli. Allora, dice, coraggio, no, miracoli, poca roba, però sì, insomma... fanno i miracoli. Mio marito si è ubriacato stasera, te lo dico, va bene. Comunque, coraggio, speriamo che vada bene al più presto, senz'altro, ma vedrai che andrà bene. Cerchiamo di fare presto, nel prima possibile. Allora... Va bene, perché qui ogni tanto mi scrivono anche. Allora, dicevamo appunto, perché abbiamo parlato del supermercato? Com'è che mi sono persa? Coraggio, coraggio, ciao, buonasera da Parigi. Va bene, comprare sempre frutta e verdura di stagione. Ecco, dice, non trattarmi male la mia classe, Luisella. Oddio, chi è Luisella? Chi è che gli tratta male la classe? Io ti ho trattato male la classe? No, non te l'ho trattata male. Se l'ho fatto involontariamente, ti chiedo perdono, ma fatti capire chi sei, qual è la tua classe? Chi sei? Non sarà uno del 57, che classe 57 come te? Non è mica colpa tua se sei nata l'anno che è nato lui, ognuno già risponde per sé se sei questo, va bene, porca miseria.
Va bene, allora, ma no, tuo marito è della mia classe. Ah, hai visto? Allora avevo capito bene. Beh, cosa c'entra? Non sono mica tutti uguali, ti sembra che nel 59 siamo tutti come me. Ce ne sono tanti meglio, ma ce ne sono tanti peggio. Quindi vedi, va bene. Comunque, sta pur tranquilla che tanto non la ammazza nessuno, sai, tantomeno io. Anche perché andrei in galera dopo 50 anni di sacrificio a sopportarlo, mi manca solo 35 anni di galera perché l'ho copato. Sarebbe proprio la cosa più sciocca da pensare, va bene? Ciao cara Alessandra, un grandissimo bacio da Ferrara. Bene, tanta buonanotte Maria. Tanti domani in piedi presto, e certo, Stefania anche va a letto, hai visto, ha messo i bambini il cuscino, il gatto sul cuscino, anzi Tigre è arrivato a casa adesso, dopo ci va anche lui a letto. Va bene, allora ragazzi, statemo bene. Ho imparato molte cose. Buona serata a tutti, arrivederci a tutti. Ecco, adesso va a letto anche lui, fa come i bimbi, va bene. Allora ragazzi, noi ci vedremo. Ci vedremo giovedì ore 15 su Facebook per fare il nostro gioco della... Ecco, 2057 classe De Ferro. De Ferro, ma state attenti che Ferro fa la ruggine con tutta quest'acqua, Attenzione! Vorrei farti assaggiare un bacio da Palermo, grazie Giusy. Dalla Toscana, un cassatiello napoletano, il tuo cassatiello napoletano, e chissà, dovrei venire giù a Napoli o tu veni su a Bologna, prima o poi chi lo sa, Ravioli con gli asparagi, grazie per la ricetta, prego, grazie a te per averla messa in opera. E poi, come dico, ci vediamo giovedì con la diretta, voi vedete, andate a vedere che c'è il Liban, lo so, è brutto. Però non è brutto, quando uno ha bisogno deve chiedere. Ecco, quindi date una mano a Bologna, per favore, lo chiedo per favore, poi fate come volete. Intanto vi saluto, ci vediamo giovedì, buona serata a tutti e parleremo degli oli. Contiamo anche quello che ci avevi detto sul gelato, perché poi ci sarà un seguito e allora vediamo. Intanto vediamo cosa vi piace di più, se siamo tutti di quel parere. Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti. Classe 40, 44. Ah, questa ci ha messo pari tutti, Altro che Di Ferro, vedi? Ciao Daniela, ciao ragazzi, ciao a tutti, Statemo bene, ci vediamo giovedì. Buonanotte a tutti. Ciao.